Sperone incassa la fiducia da parte di tutti i gruppi di maggioranza, seppur con qualche mal di pancia, tranne anche dai mantovagnani della città che si spaccano. È teso il clima che si respira al secondo piano di Palazzo Carafa. In mattinata, in conferenza dei capigruppo, è stato sottoscritto un documento con il quale si chiude definitivamente la porta ad Adriana Polibortone e si ribadisce che Paolo Perrone rappresenta l'unica opzione valida e immaginabile per proseguire il percorso di buona amministrazione già intrapreso nel 2007. Un'investitura a tutti gli effetti firmata da Vittorio Solero, capogruppo di N, Antonio Carlà di Forza Italia, Pasquale Gentile, la Puglia prima di tutto, Marcello Ferrara, Democrazia Cristiana, Luigi Rizzo, DC, e Antonio Pellegrino, gruppo misto, quest'ultimo con qualche titubanza. Prende le distanze invece Pierpaolo Signore della città, che sceglie di non sottoscrivere questo patto d'acciaio e chiama a raccolta il gruppo, in particolar modo l'assessore Giuseppe Ripa. Ma per capire come si arriva a questo punto bisogna fare un passo indietro. Ieri sera, a margine del coordinamento regionale del PDL Puglia, viene diramato un comunicato che in sostanza dice: Paolo Perrone è il candidato naturale del PDL, un comunicato a firma dei vertici del partito, in primis Raffaele Fitto, seguito da Quagliarello, Amoruso, Di Staso, Gallo e Congedo. Quasi contemporaneamente a Palazzo Carafa si mette a punto una nota che recita testualmente: i capigruppo di maggioranza di centrodestra fanno quadrato attorno a Perrone e confermano la sua candidatura in vista delle prossime amministrative. Non solo, l'attuale primo cittadino, secondo i capigruppo, rappresenta l'unica opzione valida e immaginabile per proseguire il percorso di buona amministrazione. Punto secondo, che Adriana Polibortone è e rimane fuori dal PDL, pertanto la sua presa di posizione rispetto a scelte e indicazioni che sono proprio di un grande partito come il PDL risulta essere una pretesa priva di qualsiasi logica e coerenza politica, in particolar modo se si rappresenta una forza assolutamente inconsistente nello scenario politico territoriale. Ultimo punto, non si può considerare la coalizione di centrodestra e il PDL in particolare come un taxi sul quale si può salire o scendere a seconda dei momenti e delle opportunità politiche. Questo è il documento che in definitiva manda in subbuglio Palazzo Carafa. Sì, perché a stendere materialmente il documento è stato l'assessore Giuseppe Ripa, in contatto costante con Perrone, nel frattempo a Bari, per prendere parte al coordinamento regionale del PDL. L'asse Perrone-Ripa e la convergenza sulla chiusura definitiva ad Adriana Polibortone e il rilancio dell'attuale sindaco creano un pochi mal di pancia quando il documento arriva all'esame dei capigruppo di Palazzo Carafa. Mal di pancia che alla fine si risolvono. Unica eccezione, i mantovagnani, che in separata sede chiedono a Ripa delle spiegazioni. Una riunione che ha il sapore della resa dei conti. L'assessore al traffico è l'uomo di Perrone nel gruppo della città, oltre ad essere un antipolibortoniano convinto. Una presa di posizione questa, mal digerita dai mantovagnani, che hanno ribadito di approvare il documento steso in sede regionale ma non in quella comunale. Contestano la forma e la chiusura netta all'alleanza con la Poli. In pratica, per loro, Perrone è sì il candidato naturale del centrodestra, ma non l'unico candidato possibile. E il pensiero va, evidentemente, al consigliere regionale Saverio Congedo. In un momento di ammiccamento da parte di Mantovano e Quagliarello ad Adriana Polibortone, stroncare la possibile alleanza è fuori di testa, secondo la città. Un dibattito serratissimo sul quale l'interessato pronuncia poche ma significative parole. Il documento è stato approntato dall'assessore Giuseppe Ripa, dice Perrone, stamattina a Roma. Che se n'è fatto promotore? Se il capogruppo Signore non l'ha firmato, evidentemente si tratta di problemi interni al gruppo della città, che è giusto che abbia il tempo e il modo per affrontare la situazione e raggiungere una posizione univoca.